Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo alla Dragon Lair Gym di Las Vegas, molto famosa. Siamo qua per fare un super allenamento spalle. Oggi mi allenerò con una mia amica donna che adesso vedrete. Faremo 5 esercizi di spalle. Un po' sensazione perché abbiamo visto che la palestra non è piena di più, dato che domani inizierà il weekend dell'Olimpia, delle gare proprio, quindi è piena zeppa di persone, quindi diciamo che mi dovrò un pochino arrangiare con quello che troverò a disposizione. Quindi let's go, andiamo ad allenarci e vediamo come si concluderà questo workout. Primo esercizio, siamo già partiti belli carichi, spinte con la split machine, quindi al multipower. Non carico, non metterò nessun disco per il semplice fatto che questa split machine è già pesantissima. A sentirla così dico più di 20 kg a livello di intensità, considerando che comunque le ripetizioni non sono bassissime, ma sulle 10, le serie sono 4, va bene già scarica. Per le alzate laterali, 4 serie, 10-12 ripetizioni, cedimento totale e andiamo avanti con il secondo esercizio. Dai, su. Perfect. Workout spalle, questa volta andiamo a colpire la parte posteriore del deltoide con una bel real delt, che per chi non lo sapesse è semplicemente il macchinario che ha doppia funzione, quindi dipende da come ti siedi puoi fare o il petto o i deltoidi posteriori. Noi in questo caso metteremo il petto verso lo schienale del macchinario andando a lavorare i posteriori, mentre se vi girate al contrario semplicemente diventa un esercizio appunto per il petto, che però a noi in questo caso non ci interessa. L'assetto migliore che ho trovato è stare parecchio bassa, quasi in squat, in modo da avere più o meno le maniglie ad altezza delle mie spalle, perché altrimenti stando seduta sono troppo alte, stando in piedi diventano troppo basse, quindi questo è l'assetto migliore. Facciamo una super serie di alzate frontali con il bilanciere dritto più tirate al mento sempre con lo stesso bilanciere. 4 serie, 12 ripetizioni nel primo più 12 ripetizioni nel secondo, senza pausa per gli esercizi, pausa alla fine del secondo esercizio. Ce la fanno perché ho già appena fatto la prima serie.
stesse tirando una gomitata verso il soffitto. In questo modo diciamo che si riesce a lavorare bene utilizzando la spalla ed evitare di tirar su con le braccia sostanzialmente, quindi con i bicipiti eccetera. Invece pensando a tirare i gomiti verso il soffitto e a tenere questa parte tra virgolette morbida ma solo utile a tenere il bilanciere, si riesce a isolare molto meglio la spalla. Oltretutto sono distrutta perché siamo appena state a una posing lesson di gruppo, quindi sono tipo tutta tronca che mi sto allenando, ma in realtà c'ho i muscoli che sono tipo già cotti prima di partire. Alzate a 6 vie, qui armatevi di pesi piccoli, io ho preso 5 libbre che sono circa 2,5 kg, perché qua più di così è già tanto, ve lo assicuro. Sono 1, 2, 3 e ritorno, 4, 5 e 6. Cambiate idea, ora le fa anche lei. Ora c'è la scusa della mano monca. Allenamento spalle terminato, spero che vi sia piaciuto, le mie spallette sono belle cotte, come vi dicevo prima, oggi addirittura vengo da 1 ora e mezzo di posing fatta con degli specialisti qua in America, era una posing lesson di gruppo molto molto bella, ho imparato veramente tanto, sono veramente contenta, purtroppo non si poteva filmare per una questione di privacy perché ovviamente eravamo varie ragazze e tutte in bikini, però comunque è stata 1 ora e mezzo molto bella, molto interessante. L'ingresso è molto molto carino, devo dire, c'è anche uno shop dove comprare magliette, magliettine, più accessori da palestra. A livello di colori è molto bella, è tutta sul nero, rosso, con questi dragoni disegnati ovunque. Entrando però nella sala principale volevamo andarci a cambiare, ma non so se abbiamo capito male noi oppure no, ma a quanto pare non c'erano gli spogliatoi, c'erano soltanto dei bagni ed è molto strano, infatti c'è una sottospecie di armadietto però con i buchi aperto, è tipo libreria dove tutti hanno accatastato praticamente tutti quanti i loro zaini, però a livello di spogliatoi a quanto pare non ci sono, ci sono soltanto dei bagni e vabbè, diciamo che non è stata proprio una bellissima impressione subito appena entrati. Comunque ingresso pagato $30 a testa, che ci sta, comunque non hanno neanche rincarato il prezzo nonostante il weekend dell'Olimpia, mentre in altre palestre addirittura la settimana dell'Olimpia il prezzo era più alto di circa $20 il giornaliero, quindi si parla che si è passati dai 30 ai $50, mentre qua hanno mantenuto gli stessi prezzi. Per quanto riguarda invece la palestra, quindi macchinari, grandezza della palestra, tutto quanto, diciamo che per essere una palestra così tanto famosa mi aspettavo tanto tanto di più, perché comunque ho visto tanti atleti venirsi ad allenare qua, dalle foto sembrava veramente grande, in realtà è una sola sala con tanti macchinari, però insomma un po' ognuno attaccato all'altro. Oggi ci sono state anche molte molte persone e quindi diciamo che è stato veramente molto difficile allenarsi, perché appunto era piena, strapiena di persone. Insomma, per me è no. Allora, il più bravo che c'è qui dentro viene da casa nostra, dalla Dubai, dalla Dubai Gym, ci siamo guardati come per dire ma ce ne andiamo a casa. No, allora, diciamo che per gli standard italiani, ok, quindi per le palestre che posso aver visitato in Italia, è una bellissima palestra, ok? Quindi macchinari nuovi, belli, funzionano bene, scorrono bene, bei macchinari di una bella marca, la palestra comunque è tenuta bene, ci sono un po' tutti i macchinari, però per gli standard a cui siamo abituati noi, che comunque abbiamo girato tra le palestre più belle del mondo, o comunque a Dubai o USA, eccetera,
diciamo che per la fama che aveva ci aspettavamo tanto di più, però non nego che comunque non sia un'ottima palestra. Oggi diciamo che siamo stati un po' condizionati anche dal fatto che era veramente piena, strapiena di persone e quindi non è stato facile allenarsi, e questo non rende neanche l'ora in palestra piacevole, perché quando c'è così tanta gente diventa un po' noioso, diciamo, doversi districare tra tutti i macchinari pieni, tra la gente che prende tutti i manubri, eccetera eccetera. Però nonostante questo, comunque, diciamo, voto in generale 6. No, è pessimista. Voto generale, se la consideriamo in base a palestre viste in Italia, ok, gli possiamo dare un bel 8. Considerata con palestre viste nel giro per il mondo, un 6-7 purtroppo glielo diamo. Ma io sono stronza, non ho detto 6? Adesso scappiamo perché questa sera ci sarà l'incontro con tutti quanti i partecipanti dell'Olimpia, quindi andremo lì, potremo scattare qualche foto, conoscerli e tutto quanto. Vi portiamo con noi, vi farò vedere qualche foto alla fine di questo video. Io intanto vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.